Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata che stiamo registrando in cassa USB, siamo infatti in quel di Talzano, Piazza Lo Jucco. Ci occuperemo dell'attività dell'Unione Sindacale di Base Ionica con riferimento al pubblico impiego. L'USB è una realtà che sta crescendo in maniera sostanziosa, si sta davvero dilagando, passatemi questa espressione, in vari settori, vuoi nel pubblico, vuoi nel privato. Abbiamo parlato tante volte dell'attività dell'USB in Ilva e quant'altro, oggi vogliamo parlare del pubblico impiego, perché vedete è un settore delicato, un settore che riguarda soprattutto il contatto col cittadino, ecco, questo è l'aspetto importante. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti, partendo dalla mia sinistra abbiamo il dottor Vittorio Scalone, coordinatore territoriale per quanto riguarda ovviamente l'area ionica relativamente al pubblico impiego all'arsenale della Marina Militare. A seguire Mario Ubaldini, responsabile del settore giustizia USB Taranto. Ancora una new entry, Antonio Battista, buonasera, responsabile dell'USB in ambito INPS. E un volto noto, Angelo Ferrarisse, che è il responsabile, il coordinatore dell'USB Taranto per quel che attiene appunto la polizia locale. Buonasera. E allora partiamo subito dal dottor Vittorio Scalone, come detto coordinatore territoriale del pubblico impiego arsenale Marina Militare. Scalone, lei si è insediato come coordinatore, l'attività dell'USB che lei coordina, ecco, in questo primo passaggio, ecco il servizio, o meglio i servizi che l'attività sindacale da lei coordinata offre al dipendente. Io ringrazio prima di tutto la rete, grazie dell'ospitalità che ho avuto tramite questa trasmissione. Niente, io vorrei dire soltanto dal mio insediamento, dal mio predecessore, io che ha creato chiaramente una segreteria all'interno e ci si crede più che altro a questa verità più che altro, voglio dire, reale, corretta, perché succede questo. Il problema principale e particolare dell'USB è quella che con il dipendente, dove mi viene più che altro, perché io non nasco sindacalista, voglio essere giusto, molto particolare, ma nasco come giurisprudenziale, quindi io vado con le norme, quando vado a... In punta di diritto, io vado con le norme, vado con la Costituzione, mi leggo la Costituzione, quando vedo qualcosa mi leggo la normativa, se c'è qualche anomalia con il dipendente, prima di tutto nell'interno dell'arsenale noi sappiamo le anomalie che ci sono state, che si stanno svolgendo, prima di tutto sul fattore che si stanno aprendo le scuole allievo operai, dove noi abbiamo avuto il turnover, dove quando si è stato anche con il sottosegretario Vincenzi, che è stato ultimamente qui a tanto, anche il sottosegretario Rossi, quindi si stanno avendo degli sviluppi molto particolari. In che senso? In senso chiaramente che si sta cercando di poter avere chiaramente le maestranze, aprendo questo turnover, dove noi USB proprio a livello proprio nazionale, coordinamento nazionale, abbiamo voluto fare apertura di queste cose. Infatti noi abbiamo avuto una manifestazione il 30 novembre, a Palazzo Montecitorio, dove abbiamo manifestato tutta la nostra disponibilità di potersi sentire, perché ripeto, l'USB è una realtà in che senso? Nella correttezza e nella realtà di tutto quello che succede all'interno, perché cosa succede? Io cerco chiaramente con il dipendente, con i miei iscritti, dove loro credono intanto. Che cosa succede? Che quando c'è qualche problema o roba varia deve essere in primo piano il primo che chiaramente mi fa questo tipo di proposta e poi siamo noi che chiaramente non abbandoniamo più che altro il dipendente di qualsiasi cosa, di qualsiasi natura, può essere di qualsiasi genere, perché oggi come oggi noi diamo l'informazione, io sono presente dalle 7.30 fino alle 15.30 nella mia segreteria che è ubicata alla scuola di operai, dove momentaneamente diciamo anche l'amministrazione, la sede, in modo che se qualche dipendente volesse iscriversi ecco, dica la la segreteria scuola di operai, segreteria A1, cioè aula numero 1, dove è stato ubicato, dove noi abbiamo
All'interno dell'arsenale. All'interno dell'arsenale noi abbiamo collocato questa segreteria dove ci sono tutte le organizzazioni sindacali e dove c'è anche la mia segreteria, dove noi siamo disponibili in qualsiasi, di qualsiasi tipo, cioè non parlo soltanto di un tipo dell'interno, ma poi la gente potrebbe anche essere, voglio dire, di informata più che altro di altre cose, dove noi abbiamo l'ampiezza, perché ripeto, io ho abbiamo fatto un settore dove diamo disponibilità sia a livello chiaramente sindacale e sia a livello chiaramente poi dopo normativo, cioè noi seguiamo la pratica del dipendente dalla A alla Z, non abbandoniamo la persona, okay. È tutto qui, quindi il problema che affrontiamo quando l'affrontiamo con l'amministrazione siamo abbastanza presenti, se noi dobbiamo fare qualche, voglio dire, qualche riferimento come è accaduto ultimamente lo facciamo. Ci azioniamo subito e ci sono delle risposte immediate. Cosa okay. significa? Significa che chiaramente noi, cioè io vado, parto di una cosa, cioè ci sta un'anomalia, parto dalla A alla Z, quindi vado fino in fondo, quindi voglio la concretezza e quindi gli ho detto già in principio, vado a livello normativo. Perfetto. La ringrazio. No, anche perché avremo altri interventi dove parleremo sì. un po' di cosa vi aspettate dalle azioni di governo, perché poi ne parleremo, l'arsenale ha molte risorse, ne parleremo fra un po', ma vediamo effettivamente in che modo no, valorizzarle. Passiamo a Mario Baldini, responsabile del settore giustizia dell'USB Taranto. Lei quindi rappresenta ovviamente la voce dei dipendenti iscritti all'USB. Ecco, quali difficoltà vengono sottoposte alla vostra attenzione e in che modo cercate di offrire un servizio? Buonasera, ringrazio la rete e saluto tutti. Diciamo, le problematiche che in questo momento, in questo periodo storico, sono più rappresentate sono essenzialmente due, che bisogna dire i dipendenti della giustizia in particolare vivono doppiamente sotto un duplice aspetto, sia come dipendenti sia come cittadini. Le rivendicazioni che stiamo portando avanti in questo momento sono inerenti alla riqualificazione del personale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero della Giustizia ha perso quasi il 50% dell'organico negli ultimi tempi, negli ultimi anni. E, diciamo che funziona ancora, seppur non, sicuramente non alla perfezione, il servizio giustizia, solo grazie alla dedizione dei dipendenti, che sono tutti anziani, e aspirano naturalmente insomma, per le competenze acquisite in questi anni ad avere un livello, una qualifica funzionale più elevata. Quindi un discorso anche di mansioni. Anche di mansioni. Diciamo, la suddivisione delle mansioni nel Ministero della Giustizia è di difficile interpretazione, oltre ad essere, diciamo, ad avere una struttura che non penso di esagerare nel definire medievale. Basti pensare che un'intera area alla mansione esclusivamente di trasportare materiale cartaceo e di fare fotocopie. Questo cosa significa svilire proprio la dignità del lavoratore. Che dovrebbe essere caratterizzato no, da dipendenti di elevatissima cultura tecnica, ma non mi sembra qualificante. Non mi sembra qualificante, ma non mi sembra neanche funzionale. Non mi sembra neanche funzionale. Cioè, si diventa una specie di neanche passacarte, insomma, sì, diciamocelo volgarmente. Oltre, diciamo, e questo, allora, la riqualificazione è una delle principali battaglie che stiamo portando avanti insieme con la sicurezza nei luoghi di lavoro.
tutti, sicuramente quello Palazzo di Giustizia di Taranto, che insomma conosco meglio, è carente sotto moltissimi profili e non rispetta assolutamente la legge. Penso, mi perdoni, poi magari parleremo, ma penso a quello che succede, almeno stando a quello che succedeva negli ultimi anni, quando d'estate e con il caldo si scoppiava. Sì. E si sono verificati parecchi svenimenti e interventi del 118, certamente. Condizioni certamente inumane. Certamente, questo, soprattutto per voi che ci state 7-8 ore lì dentro. Questo è il problema più evidente, ma non, sicuramente non il più grave. Il problema della temperatura, sì, tuttora non è stato completamente risolto. Da decenni non si riesce, è inammissibile che non si riesca a risolvere un problema tecnicamente, poi alla fine estremamente semplice da risolvere. Diciamo che per inciso bisogna dire che non riguarda solo i dipendenti, ma anche l'utenza, che è numerosissima, frequenta il Palazzo di Giustizia, utenza di qualsiasi tipo, qualificato o non, avvocati o pubblico. Cerchiamo di portare avanti, di risolvere le problematiche che affliggono. Ne parleremo nel prossimo intervento, anche perché questo discorso che lei ha fatto, il discorso del dipendente che purtroppo molte volte viene ridotto, tra virgolette, in semplice passacarte, non è certamente un qualcosa di dignitoso, ma ne parleremo fra poco. Passiamo a Antonio Battista, responsabile USB Taranto in ambito INPS. E allora, Battista, non sono responsabile, sono un funzionario. Un funzionario. Dico responsabile dell'USB all'interno dell'INPS. Sono un delegato. Un delegato, in questo senso, perfetto. E allora, dicevo, Battista, intanto vediamo le motivazioni perché lei si è iscritto all'USB, ha sposato evidentemente la linea, le battaglie, il modus operandi dell'USB. Certo, allora, come avevo detto già prima, per me sindacalista USB significa realizzare sindacato per quello che concretamente, che cosa voglio dire? Nell'USB è molto sensibile alle lotte comuni, dai disoccupati agli sfrattati, quindi diciamo che abbraccia tantissima gente con vari problemi. La stessa gente che poi nella quotidianità io mi trovo agli sportelli, chiaramente gente che non ha più nulla da perdere perché magari ha perso il lavoro, è disperato oppure è invalido, quindi con una malattia diciamo che porta sempre ad aggravare una degenerazione, quindi chiaramente abbiamo persone che allo sportello hanno necessità di trovare qualcuno che li ascolti. È chiaro che nella pubblica amministrazione, non per colpa della stessa pubblica amministrazione, ma per quanta gente realmente tutti i giorni si ascolta, è chiaro che veniamo, diciamo, il tempo che noi dedichiamo alle persone è dettato chiaramente da un'agenda, chiaramente, perché se no non riusciamo a risolvere o ad ascoltare nessuno, se per ogni persona dovessimo metterci 20 minuti. Quindi diciamo che come USB all'interno dell'INPS noi cerchiamo in qualche maniera di sensibilizzare ancora di più quelli che sono anche i nostri iscritti o i simpatizzanti che si avvicinano all'USB concretamente, cioè fargli capire che chi hanno di fronte comunque molte volte sono arrabbiati, sono disperati, quindi diciamo che di avere più pazienza nei confronti del cittadino e quindi un ascolto diverso. Devo anche riconoscere che da un anno a questa parte all'INPS di Taranto è arrivato un nuovo dirigente che ha portato una nuova capacità di ascolto tra i lavoratori, quindi le proprie organizzazioni sindacali e la stessa direzione. Questo ha permesso sì che
Oggi abbiamo un INPS di Taranto che le posso garantire che sta funzionando bene e che a livello qualitativo, cioè significa il rapporto qualità del prodotto che uno offre, è migliorato tantissimo. Io lavoro al CML, quindi diciamo che sono il termometro di questa città, cioè vedo quello che succede all'interno di questa città, le malattie e quant'altro. Ecco, avere un INPS che accoglie il pubblico e che lo protegge per quello che è il tempo materiale che il cittadino sta all'interno della nostra struttura è un successo. E questo è un passo in avanti che l'INPS di Taranto abbiamo fatto, anche con l'avallo e l'aiuto delle organizzazioni sindacali. Ok, benissimo. Voi sapete che la nostra è un'emittente commerciale, ma è una emittente che... il nostro programma, meglio, è un programma Polifemo che nacque, forse ho perso anche il conto, 17-18 anni fa, con il sempre compianto Lello Orzella. Lello Orzella aveva la capacità di creare dei rapporti forti, innanzitutto umani, con gli sponsor. Ecco, io nel mio piccolo, essendo cresciuto con Lello e avendo... come dire, ereditato questa sua capacità, ho voluto mantenere un bel rapporto, un rapporto storico, umano, con quelli che sono stati sempre i nostri sponsor sin dall'origine. E uno di questi è SEM, Scuola di Estetica Moderna. Beh, abbiamo deciso di farvi conoscere l'attività proprio di SEM, farvi vedere come operano nel concreto e svolgono un ruolo importante, voi per quanto riguarda proprio gli aspetti dell'estetica e voi per quanto riguarda la formazione, motivo per il quale all'interno di questa trasmissione abbiamo due momenti. Cominciamo dal primo, SEM. SEM d'Elite Bari Taranto, siamo nella scuola di estetica moderna SEM, oggi vi verrà presentato il massaggio viso. Il massaggio viso è uno dei trattamenti più richiesti in estetica, è un'operazione che andremo a effettuare su tutti i nostri trattamenti specifici. A cosa serve il massaggio viso? Serve sicuramente a rilassare la muscolatura, a riattivare il microcircolo e a migliorare il trofismo cutaneo. Il massaggio viso si occupa di lavorare tutti i muscoli del décolleté, dello esterno, dei deltoidi e del viso. La nostra operatrice sta appunto effettuando delle manualità preparatorie che saranno attue a rilassare i muscoli del viso, ma allo stesso tempo ridratare la cute grazie a un'iperemia che avviene appunto con le nostre mani che vanno a riattivare i muscoli mimici e i muscoli facciali. Valeria sta eseguendo delle manualità sulla zona del mento che ora andrà a commentarvi. Vado ad effettuare delle manovre di apertura sulla zona pettorale, chiudendo sui deltoidi. Mi sposto massaggiando la zona del collo, eseguendo un rullo per distendere e migliorare l'aspetto delle rughe sul platisma ed effettuo dei drenaggi sullo sternocleidomastoideo. Mi sposto sulla zona orbicolare. L'orbicolare bocca è una zona molto delicata in quanto troviamo le rughe antiestetiche che possono anche compromettere l'aspetto di un bel trucco e quindi con dei movimenti andrò a distenderle per riattivare il microcircolo e per quindi apportare maggior idratazione al labiale. Mi sposto nella zona orbicolare occhio per distendere le rughe che troviamo intorno al contorno occhi. Molto spesso la zona orbicolare è una zona dove si formano le occhiaie e le borse. Quindi andrò a distenderle e a riattivare il microcircolo. E quindi in questo modo l'occhiaia apparirà più decongestionata, mentre la borsa apparirà più distesa, più idratata.
La zona frontale è una zona dove molto spesso troviamo le rughe di espressione e quindi con dei movimenti di distensione andrò a levigarle e ad aprirle e quindi avremo un risultato disteso. Ci prolunghiamo a eseguire il massaggio sul cuoio capelluto, fa parte del nostro organismo, quindi pertanto non possiamo lasciarlo trascurato. Per problemi quotidiani, postura, stanchezza e lavoro, molto spesso si presentano delle contrazioni e comunque degli irrigidimenti proprio sulla zona della schiena, del torace, dei deltoidi, del trapezio, del collo e del cranio. Per una questione di costrizione delle ossa craniche, i muscoli appunto che aderiscono alle ossa craniche non hanno un grande movimento. Questo ostacola anche il microcircolo della cute capelluta. Pertanto il nostro massaggio profondo ma allo stesso tempo delicato andrà a riattivare il microcircolo, quindi dando sicuramente un miglior apporto di ossigeno ai tessuti e tutto questo non potrà che migliorare anche la lucentezza e l'aspetto dei capelli. Bene, dopo questa parentesi con Sam, sponsor e amico di sempre, ritorniamo a parlare di pubblico impiego, ritorniamo a parlare in modo particolare delle problematiche della Polizia Locale di Taranto e lo facciamo con il coordinatore responsabile USB Taranto, Angelo Ferrarese. Beh, queste acque sono agitate o si sono calmate un po', perché rispetto all'ultimo incontro che abbiamo fatto c'erano vari input che voi avete sottolineato, avete esposto alla dirigenza, ai vertici, mi riferisco soprattutto anche al fatto stesso che siete ridotti all'osso come organico e quindi chiaramente dovete fare i salti mortali e quindi più di tanto non si può fare. Parlammo anche di una retribuzione, di un salario penoso. Cosa è accaduto nel frattempo? Buonasera a tutti, buonasera direttore, ringrazio l'emittente per lo spazio e soprattutto l'emittente di Banco che ci dà come sempre voce in qualità di delegati e rappresentanti del pubblico impiego. Tornando sulla vertenza che riguarda la polizia locale, io vorrei fare un inciso perché direi che il comune di Taranto è in continua vertenza, quindi dividerei la situazione sull'ente in due parti, una che riguarda la polizia locale e una che riguarda la vertenza che si è creata con il taglio famosissimo unilaterale e proditorio del salario accessorio e della produttività in seguito alle risultanze del MEF. Per quanto riguarda la polizia locale, io direi che la situazione si è andata ancora di più incancrenendo, in quanto a seguito di un organico sempre più ridotto per quello che riguarda i quadri del reparto mobile viabilità, alcune decisioni che noi subito abbiamo contestato sulla struttura comando hanno impoverito ulteriormente l'organico per quello che riguarda i cosiddetti viabilisti. Su questo punto e su tanti altri abbiamo chiesto un incontro urgente, ottenendolo dopo ben 10 anni di nulla sindacale, ottenendo quindi che cosa? Una legittimazione del lavoro conflittuale di classe che l'Unione Sindacale di Base produce ogni giorno a sostegno dei suoi iscritti e inoltre la cosa che più mi, diciamo tra virgolette, mi inorgoglisce e premia il lavoro e la lotta e il conflitto di tutti i militanti iscritti all'Unione Sindacale di Base del Comune di Taranto è che i frutti propri di una politica sindacale conflittuale incomincia a dare i propri risultati. Il giorno 1 siamo stati convocati sulla struttura comando proprio al fine di risolvere 5, 6, 7, non ho neanche più idea di quante siano le vertenze che riguardano il comparto Polizia Locale di Taranto. Parlo della vertenza dei festivi infrasettimanali, parlo della vertenza risolta dei fondi del 208, a cui bisogna dare risposta, perché i fondi del 208 sono usati come bancomat della pubblica amministrazione per tutti gli usi tranne che per quelli consentiti.
per quanto riguarda la carenza di organico, o per quanto riguarda la gestione del personale ed altro. E su questo segniamo un punto, anzi un punto, una conquista a nostro favore, tanto che il dirigente si è dovuto piegare a quelle che sono state le nostre richieste, convocando anche i cosiddetti confederali, che sono stati poi proprio gli artefici, insieme alla sua azione di comando, del disastro della polizia locale. Inoltre, come dicevo prima, quindi abbiamo scisso le vertenze, ma non perché siano diseguali in termini di giustizia e eguaglianza nel diritto del salario, ma perché riguardano i due comparti diversi, il comparto polizia locale e il comparto pubblico impiego, che in buona sostanza spero di difendere e tutelare in entrambi i rami. L'avvertenza sul pubblico impiego per quanto riguarda i dipendenti comunali, tutti, il Comune di Taranto, è ancora aperta, perché vi è stato il taglio proditorio e unilaterale della produttività, mentre invece rimangono inalterate le produttività per i dirigenti, e qui abbiamo un altro punto dolente del pubblico impiego, ovvero le disparità e gli squilibri causati dalla Brunetta. Ne parliamo nel prossimo intervento. Per ora ce ne andiamo in pubblicità. A tra poco. Bene, rieccoci, non dovrei dire in studio, ma in casa USB, una puntata dedicata al pubblico impiego per quanto riguarda l'attività dell'USB Taranto. Riprendiamo il giro con i nostri ospiti, dal dottor Vittorio Scalone, coordinatore territoriale per l'area ionica del pubblico impiego Arsenale Marina Militare. Beh, nel suo primo intervento abbiamo fatto riferimento a varie visite di sottosegretari e quant'altro a Taranto per cercare di rivitalizzare l'arsenale. Quali sono le maggiori criticità? I punti che, a suo modo di vedere, i punti rispetto ai quali bisognerebbe intervenire. E soprattutto, lei è ottimista, non ottimista rispetto all'impegno, alle risposte che si aspetta dal governo? Certo, le risposte che abbiamo avuto ultimamente sono state abbastanza positive, anche perché si punta moltissimo sull'arsenale di Taranto, anche perché dopo l'apertura chiaramente della base navale, dove vengono collocati delle navi, e noi sappiamo che chiaramente vengono sbarcate altre di tanti interventi, però chiaramente si stanno impegnando, cioè il governo si sta impegnando moltissimo sui bacini, più che altro come si parlava sul bacino Brin, sul Ferrari, che chiaramente vengono strutturate, vengono sempre fatte delle nuove chiaramente riparazioni, e quindi le sinergie hanno dato valore a questa nostra chiaramente sentita importanza di poter valorizzare questo fattore. Chiaramente i sottosegretari che sono intervenuti, tramite anche gli ammiragli, tramite il capo di Stato Maggiore che abbiamo avuto, è stato quello dell'impegno che l'arsenale, in poche parole, dovrebbe riaccendersi quello che vogliamo, perché più o meno una persona che è stata da tanti anni, io parlo di me che sono già 37 anni di servizio che ho collocato, le mie progressioni le ho fatte tutte all'interno, venivano chiaramente messe in punto, infatti ho fatto puntualizzazione sul turnove e sulle aperture della scuola di operai, dove chiaramente le maestranze si sono un po' ridotte, però si sta cercando di poter valorizzare tramite chiaramente il governo di poter aprire le scuole alle operai, di poter fare le maestranze, voglio dire più che altro dove erano collocate veramente la professionalità che veniva fatta strutturalmente, e quindi da poterla mettere in atto. Ci sono degli impegni che loro hanno mantenuto, che devono mantenere, e che man mano io vedo più che altro una crescita, e sono molto ottimista più che altro del governo, di quello che noi ci hanno dato, non speranza, ci hanno dato più che altro di poter attivarci, e più o meno siamo molto entusiasti su questo fatto qui, quindi a questo punto ci credo, con le nostre forze, con tanti altri valori, e loro sanno che chiaramente la Marina di Taranto è valorizzata su tanti punti, quindi voglio dire, l'arsenale di Taranto è una nostra struttura storica. Quindi, perché ultimamente, ecco, questo è brutto dirlo, è stato sottoimpiegato, sottoutilizzato, purtroppo nell'accezione pubblica le realtà pubbliche vengono intese come carrozzoni che molte volte creano anche, fanno scattare, no, quella che è l'antipolitica e quant'altro. Invece, se abbiamo delle risorse,
rivitalizziamole. D'altronde, se vogliamo tracciare un futuro di Taranto, a prescindere dall'Ilva, la risorsa mare e tutti gli annessi e connessi, in primis Arsenale, penso che trovino collocazione proprio in virtù, chiaramente, che loro hanno questa, voglio dire, le risorse che devono darci per poter chiaramente dare questa spinta che l'Arsenale ha bisogno, perché perdere l'Arsenale sarebbe veramente una cosa, veramente, voglio dire, a me mi cade il cuore, perché vedere così, no. È una storia, chiaramente, perché è una cosa storica. Noi abbiamo questo, diciamo, queste impronte, questa immagine che per noi è rimasta dai nostri avi, dai nostri antenati, fino adesso. Quindi a questo punto io sono molto ottimista, ci credo su quello, sui sottosegretari, sul capo di Stato Maggiore, anche sul governo, perché chiaramente ha degli impegni dove noi ci hanno dato speranza. Ripeto, direttore, io sono stato alla manifestazione del 30 di novembre, dove abbiamo avuto il colloquio con i sottosegretari, abbiamo avuto colloquio con il governo e con altri, voglio dire, della Marina, dove ci hanno dato speranza da poter chiaramente dare questa veramente impronta immagine dell'Arsenale. Grazie. Mario Ubaldini, responsabile del settore giustizia USB Taranto. Ecco, parliamo di altre criticità, di altre situazioni che sono avvilenti, per così dire, per il dipendente. Vabbè, abbiamo parlato, diciamo, ho detto in precedenza, le problematiche vissute dai dipendenti del Ministero della Giustizia, direi vissute doppiamente dai dipendenti del Ministero della Giustizia, perché sono vissute, le vivono come dipendenti e come cittadini. Abbiamo parlato della riqualificazione e della sicurezza sul lavoro. Mi vorrei riallacciare diciamo al concetto del collega su come i cittadini vedono gli apparati statali. È vero, direttore, è diffusissima l'idea che tutti gli apparati statali, nelle loro varie articolazioni, siano dei carrozzoni mangiasoldi. Questo non è vero. È un'immagine distorta, voluta a volte, indotta anche dalla politica, che cercava cercava consensi, insomma. Gli apparati della pubblica amministrazione servono a far vivere meglio la gente e servono all'organizzazione del paese, sono indispensabili. Diciamo, fra questi la giustizia dovrebbe essere uno dei servizi diciamo più importanti, e l'apparato costituito dalle articolazioni del Ministero della Giustizia, quello che assicura il rispetto della legge, insomma, dovrebbe essere quello più curato dallo Stato. Questo non avviene ormai da diversi anni. Non avviene, essendo carente sia negli investimenti nelle strutture, investimenti non carenti per quantità, ma carenti nella razionalizzazione, primo fra tutti come investimenti, è quello sul personale. Qualsiasi manuale di organizzazione aziendale, insomma, recita che il personale contento ti lavora di più e ti lavora meglio. Su questo noi dobbiamo fare riferimento alle grandi aziende private. Il nostro governo spesso se ne dimentica. Il nostro governo cerca pubblicizza molto le malattie dei dipendenti pubblici o i dipendenti che vanno a timbrare in mutande il cartellino, ma non guarda per esempio a quello che fa Google Italia, che ai dipendenti per incrementare la produttività ha messo a disposizione una piscina. Può sembrare un paradosso, ma non è così. Loro sicuramente sono molto più
orientati tra virgolette al profitto e sanno come, diciamo, dai loro dipendenti, da chi alla fine fa l'azienda, a tirare fuori il meglio. Su questo, altro aspetto negativo è quello appunto della riqualificazione, che non fa, la cui mancanza, pur promessa diverse volte, anche con impegni scritti, non fa che aumentare questo senso di frustrazione tra i dipendenti e diminuirne la produttività. Passiamo da Antonio Battista, responsabile USB Taranto in ambito INPS. Le battaglie che il sindacato, da lei rappresentato, sta portando avanti, innanzitutto il discorso relativo alle mansioni. Ecco, oltre alle mansioni, cioè noi come USB chiaramente siamo favorevoli all'area unica, cioè significa pagare le persone realmente per il lavoro che fanno e quindi superare quelle che sono tutte le, diciamo, situazioni, i problemi inerenti ai concorsi e ai titoli e guardare realmente quello che fa la gente, perché poi alla fine l'INPS non è altro che l'insieme di scelte politiche sbagliate o giuste che poi si rivestono sul territorio. È chiaro che in un contesto dove diciamo l'Italia nell'ultimo periodo non sta andando proprio, non è proprio eccellente, vedere la gente perde il lavoro per niente, contratti che la gente non rispetta e quant'altro, e poi tutto questo si trasforma in prodotti INPS. In una coperta, in un'amministrazione dove la coperta è sempre più corta, chiaramente quelli che sono in prima linea sono i dipendenti. E su questo inviterei, mi sarebbe piaciuto invitare l'INPS a livello nazionale e discutere sui problemi territoriali, perché ogni territorio ha i propri problemi, che sono diversi, cioè non possiamo parlare dei problemi che abbiamo all'INPS di Taranto per il territorio tarantino rispetto, non so, a Firenze, all'INPS di Genova, che sicuramente ci saranno altri tipi di problemi, ma in una città dove c'è un'altissima disoccupazione, c'è un inquinamento elevatissimo, è chiaro che questo, tutto questi sono prodotti INPS, che il personale, nonostante che sia poco, nonostante che sia bistrattato, perché comunque quello, noi portiamo avanti, i lavoratori portano avanti la macchina amministrativa, nonostante che non abbiano la qualifica o il titolo per poter operare, perché se no le pratiche non si fanno e i cittadini non hanno le risposte. Quindi viene superato da questa volontà, ma quanto ancora la gente può avere la pazienza di avere pazienza? Perché comunque la faccia la mettono i lavoratori. Un bisticcio di parole azzeccato proprio, la pazienza di avere... Cioè, pazienza, sì, perché è così, perché lì tenga presente, non è semplice trovarsi di fronte a un cittadino arrabbiato perché non prende la disoccupazione da 4 mesi e c'ha 3 affitti da pagare, non è semplice parlare con un cittadino tarantino che gli abbiamo sospeso la pensione perché magari non si è presentato a visita, perché nel portone non ha le cassette per ricevere la posta, no? E quant'altro, cioè è questa la realtà quotidiana che noi abbiamo a che fare. E noi come INPS e come lavoratori, ma soprattutto come USB, ripeto, perché è il sindacato che mi rappresenta, e cerchiamo di sensibilizzare, insomma, più gente possibile. Prima di dare la parola ad Angelo Ferraresi, anche per sdrammatizzare un po', Delta TV e Polifemo, la trasmissione da me condotta, media partner di una bellissima iniziativa. Il 31 gennaio si terrà presso il Teatro Orfeo, con inizio alle ore 21, un bellissimo concerto, un concerto live di Bobby Solo. Bobby Solo è certamente un nome storico per quanto riguarda la musica italiana. Quanti cuori sono stati infranti lungo appunto le note di Bobby Solo. E allora l'amico Franco Guitto, noto cantante, autore tarantino, organizzatore dell'evento, ha voluto appunto porre in essere, ha voluto
dare lustro a questa città attraverso appunto la presenza di Bobby Solo. Beh, è un'occasione per essere tutti lì al Teatro Orfeo, e Polifemo è garante di questa iniziativa. Siamo appunto il media partner. Ecco, ora vediamo questo spot che i nostri tecnici hanno confezionato. Beh, una lacrima sul viso dice tanto, dice tanti ricordi, ed è giusto riviverli, è giusto che li vivano e rivivano coloro i quali hanno i capelli bianchi, ma anche i giovani, perché no? Sempre questa musica techno, beh, un po' di sentimento o sentimentalismo non guasta. Bobby Solo in concerto live. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Martedì 31 gennaio 2017, Teatro Orfeo. Prevendita presso Box Office, via Nitti 106A, Taranto. Musica è via Cesare Battisti 23, Taranto. Tabacchi Troncone, corso Vittorio Emanuele 307, Talsano, Taranto. Teatro Orfeo, via Pitagora 80, Taranto. La musica che ha fatto la storia. Ed ancora lo sei. Bene, dopo questa parentesi musicale, ecco, voglio ridare un attimino proprio telegraficamente la parola a Mario Ubaldini, che voleva precisare qualcosa circa il proprio intervento. Sì, di certo come dipendenti della giustizia non chiediamo la piscina per i momenti di pausa, però almeno le penne per scrivere e i toner per le stampanti, per applicare le nostre attività. Okay. Almeno questo. E allora, Angelo Ferrarese, l'avevo interrotta perché sa, abbiamo comunque dei tempi televisivi, dovete tutti sapere che le pubblicità non possono sforare i 14 minuti ad ora, per cui necessariamente, siccome noi viviamo di pubblicità, non abbiamo i contributi pubblici, statali, per un codice etico che io ho voluto imporre a me stesso e a tutti gli altri della redazione e collaboratori, noi non accettiamo sponsorizzazioni di aziende inquinanti e mortali per il territorio, per cui viviamo delle semplici sponsorizzazioni e abbiamo dei tempi contingentati. Dicevamo, rifiutiamo le discariche, le pubblicità delle discariche e quant'altro. Poveri ma onesti e corretti. Andiamo a quelle problematiche che poi l'ho dovuto interrompere. Come lei diceva giustamente, ricordiamo il concerto di Bobby Solo, una lacrima sul viso, e io su questo dico che ai dipendenti del Comune di Taranto di lacrime sul viso ne stanno... E allora verranno tutti da Bobby Solo? Sì, penso proprio di sì. Abbiamo risolto, abbiamo riempito il Teatro Orfeo. Perché non Franco voglio fare... Guitto puoi stare tra i dipendenti comunali, per quante ne stanno passando... Riempiranno, anzi allagheranno l'Orfeo, anzi gli amici, i fratelli di Giorgio devono temere l'allagamento dell'Orfeo. Anzi direi al di là delle battute, che noi in lacrime forse le abbiamo versate tutte, perché l'amministrazione comunale di Taranto al capolinea, quindi una politica becera che da 10 anni ci guida, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, ha impoverito letteralmente, facendo propri i dettami di un governo solidale all'indirizzo della Troica europea, ha impoverito i dipendenti del Comune di Taranto, sferrando, laddove ne fosse di bisogno, l'ulteriore attacco al pubblico impiego. Quindi il Comune di Taranto ha tagliato la produttività già maturata di tutti i dipendenti comunali con un atto di indirizzo della politica, un atto di giunta, che è stato recepito prontamente da un sindacato, la CISL, che è oggi in Italia sull'onda di l'ennesimo scandalo. Lo scandalo di 700.000 tessere false che pongono la legittimità nazionale della rappresentatività di questo sindacato nel pubblico impiego. Naturale è che USB è insorta contro questo ennesimo attacco a tutti i dipendenti comunali. Ricordo che USB...
pubblico impiego e polizia locale, ad un anno dalla propria nascita, hanno fatto valere i diritti della base del lavoro con due scioperi altamente partecipati. Hanno occupato la delegazione trattante del Comune di Taranto in mano ad una triplice alleanza sindacale non più rappresentativa, perché ha gettato nel baratro, con 10 anni di sorrezione di questa politica, tutti i dipendenti del Comune di Taranto. La cavia degli esperimenti salariali, quindi dei tagli, sono stati i vigili urbani, a cui sono stati tagliati i festivi infrasettimanali, che hanno visto la domenica trasformarsi in un giorno lavorativo come in ogni altro, perdendo il salario di quel giorno. Hanno perso lo ius vivendi, cioè il diritto di ogni lavoratore ad una vita familiare. Hanno perso tutti i diritti che la storia repubblicana aveva dato in 70 anni e passa di storia ai lavoratori italiani. E dopo i vigili urbani è toccato a tutti i dipendenti del Comune di Taranto. E a marzo i dipendenti del Comune di Taranto faranno a meno la produttività, saranno ulteriormente intaccati nel loro potere d'acquisto, questo in linea con quello che sta succedendo a livello nazionale. E noi diciamo basta, i dipendenti del Comune di Taranto hanno detto basta e hanno canalizzato la loro adesione a USB. Ma non è solo Taranto che grida contro questa politica, è Martina Franca, perché annuncio a tutti che siamo presenti da questo mese anche su Martina Franca. Siamo in crescita nella provincia perché il modello salariale di taglio e decurtazione si sta estendendo con tematiche simili a tutta la provincia di Taranto per quello che riguarda i vigili urbani e a tutta la nazione per quello che riguarda le tematiche proprie del salario dei dipendenti. Benissimo, ora ce ne andiamo in pubblicità, a seguire la terza parte, pubblicità. Bene, terza parte di Polifemo, ci stiamo occupando del pubblico impiego come attività dell'USB Taranto e allora ripartiamo dal dottor Vittorio Scalone, coordinatore territoriale per l'area ionica del pubblico impiego Arsenale Marina Militare. Ecco, tracciamo un po' i punti, individuiamo i punti di impegno del sindacato, le prossime battaglie, le prossime sfide da affrontare. Le prossime sfide sono più che altro, ci battiamo più che altro sul problema delle progressioni che sono state all'interno dall'area che abbiamo avuto e che si sono momentaneamente concluse dopo che si sono state fatte delle domande, erano chiaramente una fascia dell'area 1, 2, 3 e quindi a questo punto si sta cercando di poter trovare una soluzione per tutti i dipendenti di poter far rientrare sia coloro che non sono rientrati in questo prima di programma. La nostra battaglia sarà chiaramente molto incisiva perché l'USB si batterà come si batte, chiaramente si battiamo a livello, voglio dire, proprio istituzionale nazionale, perché noi abbiamo avuto contatti chiaramente con il governo, quindi a questo punto il governo chiaramente cercherà di poter trovare, sanare più che altro sia nell'area chiaramente addetti, voglio dire anche assistenti, oppure nel problema ausiliario dove chiaramente stiamo cercando di poter trovare una soluzione per queste chiaramente dipendenti e questi amici che chiaramente rientreranno in questo programma. La nostra battaglia è proprio questa, trovare una soluzione per poter far entrare tutti quanti un adeguato più che altro salario dove potremmo più che altro degnamente vivere. Grazie. Mario Ubaldini, responsabile settore giustizia USB Taranto. E allora Ubaldini, anche a lei la stessa domanda, i prossimi impegni. Noi perseguiremo l'obiettivo della riqualificazione, useremo tutti gli strumenti, insomma, che tutti gli strumenti di lotta che la legge ci consente per riformare la gerarchia dei dipendenti amministrativi, eliminare un'area che comprende personale adibito esclusivamente al trasporto di materiale cartaceo e alla fotocopiatura di atti,
ancora nel 2017, parliamo ancora di fotocopiatura di parliamo atti. Di tanto di digitalizzazione, sì. Di dematerializzazione, no? Sì, e Renzi in realtà, parla ma di, guardi, di in realtà la dematerializzazione, sburocratizzazione, torniamo ancora a carta e penne e calamaio, ma è a un livello molto avanzato, perché molti fascicoli non si trovano più, e poi faremo di tutto insomma, perché siano rispettate le norme che già la legge oggi ci garantisce in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Perché ci sono Taranto, problemi, no? Taranto, a Taranto, nel Palazzo di Giustizia di Via Marche, ci sono parecchie carenze, sia organizzative che strutturali. Il problema che lei ha citato, direttore, quello della climatizzazione, è il più evidente, di certo non il più grave. C'è il problema dell'amianto contenuto nelle strutture, c'è il problema del rischio incendio, insomma c'è il problema con degli la ambienti, carta, con tanta carta, olia, come si sviluppano gli incendi. Ci sono diversi locali che hanno un carico di incendio estremamente elevato. C'è il problema dell'impianto elettrico inadeguato, con tutte le conseguenze che porta, c'è il problema della fatiscenza insomma, generale della struttura. Okay. Bene, prima di ascoltare Antonio Battista, lo abbiamo detto nella prima parte di Polifemo, il nostro sponsor storico di eccezione, di qualità, SEM, Scuola di Estetica Moderna, ha sposato il nostro credo, tra virgolette, editoriale, il nostro impegno, supportandoci come sponsor. È una lunga storia d'amore, dai tempi, dicevo, della nascita di Polifemo con Lello Orzella. Quando si ha a che fare con un'azienda che rende, che dà vita ad un prodotto altamente qualificato e professionale, soprattutto in un'area come quella ionica, dove ci sono pesanti situazioni occupazionali, SEM ha la capacità di creare nuove leve, nuove generazioni professionali, è giusto che questo connubio abbia ad esistere. Vediamo questa pillola di SEM, proprio l'attività in concreto, in pratica, che svolge SEM. SEM d'Elite, Scuola di Estetica Moderna, Bari Taranto. Sono la docente Merituri, oggi vi presenteremo due make-up molto importanti. Partiamo dal body art. Il body art è una tecnica che va a colorare, a dipingere una parte del corpo. Nella nostra scuola le nostre allieve sperimentano questa tecnica per raggiungere due obiettivi molto importanti. Il primo obiettivo è quello di perfezionarsi con la tecnica della sfumatura sull'occhio, muovendo i pennelli, esercitando la pressione giusta e quindi farla naturalmente sul corpo. Scelgono delle illustrazioni, delle immagini che a loro piacciono naturalmente, dove combinano i colori, assemblano i colori insieme per una riuscita di un buon lavoro. Adesso la nostra Floriana spiegherà un attimino cosa ha realizzato per noi oggi. Il body art è una tecnica che lascia spazio alla creatività e alla fantasia di ogni truccatore. Ho voluto omaggiare il pubblico che ci segue con una rappresentazione floreale. Ho scelto le orchidee perché sono simbolo di femminilità ed eleganza. E ho utilizzato dei colori che vanno dal viola al rosa per esaltare il fiore. Ho aggiunto delle iridescenze per dare luminosità al lavoro e delle ombreggiature per rendere il tutto tridimensionale. Adesso spostiamo l'attenzione a un altro make-up molto importante, il make-up della sopracciglia. La sopracciglia rappresenta una forma molto importante per i lineamenti del nostro viso, quindi per l'architettura del volto e anche per quanto riguarda l'eleganza dell'occhio, in quanto ne risalta appunto la forma. La sopracciglia ha fatto la storia, ricordiamo negli anni 20, negli anni 30, dove la sopracciglia appariva molto sottile, non delineata, quindi priva di angolo. Arriviamo agli anni 50, dove Elizabeth Taylor inizia a sfoggiare una sopracciglia già colorata con matita nera e quindi più folta, più disegnata.
Fino agli anni nostri, dove sì, naturalmente esiste una tecnica molto importante per quanto riguarda la forma, la dimensione e la correzione della sopracciglia. Nella nostra scuola le nostre allieve impareranno a usare la forma della sopracciglia, quindi a epilarle, e anche le correzioni che vanno fatte, che sono la correzione del riempimento e di ricostruzione. Ma vediamo quale correzione ha voluto rappresentare per noi oggi la nostra Floriana. Allora, la sopracciglia, essendo una parte molto importante del nostro viso, se truccata nel modo giusto può cambiare la nostra espressività e il nostro sguardo. Sulla mia modella Silvana ho eseguito la tecnica di ricostruzione, quindi ho ricostruito l'arco, che è la parte più alta della sopracciglia, e il tratto discendente, proprio perché a lei mancava. Sono andata nella parte ascendente con la tecnica di riempimento, usando il colore adatto alle sue sopracciglia, rendendo il tutto molto naturale. L'ho disegnata in modo da addolcire i suoi lineamenti e per dare al volto una espressione più piacevole. Bene, rieccoci. Siamo con Antonio Battista, responsabile dell'USB Taranto INPS. Mi interessava questo rapporto, no, che c'è tra il cittadino, l'utente e voi che state dall'altra parte. È bello che questo rapporto sia umanizzato, perché molte volte, vedete, può capitare che il dipendente è freddo, è scocciato, è frustrato perché non ha le soddisfazioni che dovrebbe avere e magari è acido, tra virgolette, nei confronti del cittadino. In questo modo si sta male da ambo le parti, da parte vostra e da parte dell'utenza. Penso che il suo impegno sia nel suo piccolo per invertire la rotta. Certo, il mio impegno e l'impegno dell'USB all'interno dell'INPS è di innanzitutto la riqualificazione del personale, chiaramente, che ha l'esigenza e la naturalezza di fare un passo in avanti dopo magari 20 anni di servizio. Ma la battaglia più importante che l'USB all'interno dell'INPS porta è la difesa della previdenza pubblica, praticamente, rispetto a quello che potrebbero essere altre alternative. Perché se l'INPS, a parere mio, appartiene alla gente ed è giusto che venga gestito in maniera diversa, proprio partendo da quel rapporto umano che lei sta chiedendo, che se fosse una ditta privata sicuramente non potrebbe offrire, perché è chiaro che il lavoro pubblico, perché è differente dal lavoro privato? Perché ha una concezione e un modo di lavorare diverso rispetto a quelle che sono le esigenze di un padrone, di un titolare. Noi siamo lo Stato e quindi chiaramente cerchiamo nel nostro lavoro di essere più attenti e stare attenti ai tempi. Stiamo prima di concludere questa parte di Polifemo relativa all'USB e al pubblico impiego, concludiamo con Angelo Ferrarese, coordinatore provinciale USB Taranto Polizia Locale. Ecco, facciamo anche con lei il cronoprogramma degli impegni, delle battaglie che l'USB con il suo coordinamento intende proporre. Allora, per quanto riguarda il futuro prossimo, abbiamo intenzione, l'Unione Sindacale di Base e la base del lavoro che essa rappresenta ha intenzione di chiudere in tempi brevi accettabili la partita relativa alle progressioni economiche orizzontali per tutto il personale rimasto fuori del Comune di Taranto. Parliamo di 300 unità che sono state discriminate letteralmente dai dirigenti, che ricordo a tutti, abbiamo anche un'altra anomalia sul Comune, che parecchi dirigenti sono anche rappresentanti sindacali e quindi in chiaro conflitto di interesse con i lavoratori che dovrebbero rappresentare. Quindi chiudere quella partita, ammonire dicendo a tutti i sindacati confederali e a tutti i sindacati che sono in delegazione trattante: attenzione, non è necessario che voi firmiate un contratto con questa amministrazione al capolinea e che ha
decretato la morte letterale del salario del dipendente comunale di Taranto. Non è necessario, perché tanto i contratti da 10 anni a questa parte li firmate sempre il gennaio del 2017, quindi il gennaio dell'anno dopo per l'anno prima, quindi in chiaro stato di legittimità. Non è necessario. Facciamo una volta tanto l'interesse dei lavoratori, perché noi saremo lì fuori alla delegazione trattante a sorvegliarvi, perché la vostra sfortuna è quella che noi non siamo nati, non abbiamo partecipato, ma ci saremo alle RSU del 2018, ci saremo, non noi USB, ci saranno i lavoratori liberi del Comune di Taranto, che sono stanchi delle vostre, tra virgolette, schifezze ai danni dei lavoratori. Poi continueremo, come ogni giorno, perché noi abbiamo voglia di lavorare disinteressatamente per il lavoro, per i lavoratori, per gli altri. Quindi continueremo con la battaglia per i festivi infrasettimanali, perché si vuole riproporre uno schema altamente lesivo per quello che riguarda la pubblica amministrazione, lasciando un contenzioso grossissimo all'amministrazione che verrà. E noi vogliamo chiudere questa partita con grande soddisfazione per i lavoratori e minor aggravio di spesa possibile per il civico ente, seguendo i criteri di economicità, trasparenza ed efficienza, che sono proprio quelli alla base dell'attività, dell'azione della pubblica amministrazione, in teoria. In teoria sì, ma che dovrebbe essere alla base del sindacato Ricordi vero. Ricordi di studio del diritto amministrativo. E questo è per l'immediato. Continueremo la battaglia sostenendo le assunzioni di tutto il personale che il Comune ha bisogno, perché ricordo a tutti che l'ente civico è sotto organico di 400 unità, 200 vigili e 200 dipendenti amministrativi, e che siamo quasi alla paralisi dell'attività amministrativa e all'erogazione dei servizi. Continueremo la nostra battaglia giornaliera sui temi della sicurezza, che ci hanno visto denunciare il clima di alta pericolosità sul comune. Abbiamo denunciato i numerosi infortuni sul lavoro causati dalle scale della struttura comando, sulle condizioni pietose della biblioteca comunale, che vede oggi il personale di quella struttura operare nel freddo e soprattutto offrire un servizio agli studenti che vi si recano altamente non all'altezza, perché anche loro sono al freddo. Continueremo ogni giorno a fare opera di denuncia, opera di lotta e di conflitto, fino a quando le ragioni del lavoro non saranno ascoltate e i diritti dei lavoratori tutelati veramente al 100%. Okay. Bene, e allora ringraziamo il dottor Vittorio Scalone, coordinatore territoriale dell'area ionica per il pubblico impiego, territoriale USB, area ionica, pubblico impiego, arsenale marina militare, Mario Ubaldini, responsabile settore giustizia USB Taranto, Antonio Battista, responsabile USB Taranto all'interno dell'INPS, Angelo Ferrarese, coordinatore provinciale di USB Taranto per quel che riguarda la polizia locale. Ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro ci occuperemo di nuovo, riproponiamo quanto già denunciato con le nostre telecamere a proposito dello stato assoluto di decozione, di abbandono di via Vasari, appunto a Talzano, un'area completamente abbandonata, senza pubblica illuminazione, quando piove si crea un diluvio, impossibilità per le attività commerciali di poter esistere, e poi un caso davvero umano di un anziano invalido, gravemente invalido civile al 100%, con accompagnamento, disteso in un letto. Pensate, quando la strada si allaga, soprattutto d'inverno, di notte, e diventa un problema anche per le ambulanze arrivarci. Ma tutto questo subito dopo la pubblicità.